La chaleur et les orages s'abattent sur une grande partie de l'Europe. Et l'été ne fait que commencer. Sur ces images, la ville hongroise d'Égerbakta. Des pluies torrentielles et des vents violents ont endommagé les maisons, les toitures et le mobilier urbain. Des dizaines d'arbres ont été abattus. Plus au sud, la Slovénie est accablée par une vague de chaleur depuis plusieurs jours. Des températures suffocantes qui touchent aussi l'Italie. Plusieurs villes ont été placées en alerte canicule. Dunque la prima ondata di calore è arrivata qui in Italia, toccando diverse zone, soprattutto questa settimana. Oggi sono previste temperature fino a 40 gradi in diverse zone, bollino arancione previsto in almeno 13 città, tra queste Roma, la capitale dove ci troviamo, ma anche Firenze e Bologna. Venerdì invece sarà la volta del sud, con ulteriori bollini arancioni previsti in città come Bari e Palermo, e la Sardegna dovrebbe essere appunto la zona più colpita, con temperature che potrebbero addirittura superare i 40 gradi. Il consiglio delle autorità è quello di rimanere il più possibile all'ombra, di evitare appunto le ore maggiormente a rischio, ma anche di restare idratati. E chiaramente, come sappiamo, ondate di questo tipo non sono nuove in Italia. 2 anni fa la Sicilia registrò temperature in agosto che risultarono essere tra le più alte in Europa, e ondate di questo tipo, soprattutto all'inizio dell'estate, sono destinate a diventare più frequenti, quale risultato della crisi climatica. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.